E benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video 3.09 ragazzi. Oggi siamo ritornati su Fortnite ragazzi. Scusate se sono subito in partita, ma non mi era partita, non so come mai, la registrazione ragazzi. E io intanto direi di andare a Playzone perché voglio parlare un attimo con voi. Vi ricordo ancora ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere, attivare la campanellina per non perdere nessun altro video per il resto ragazzi. Possiamo anche buttarci per andare ai Jones ragazzi. Sono ritornato qua su Fortnite perché non ho ancora fatto il primo video sul capitolo 3 ragazzi, perché volevo prima giocarci un pochino e poi capire se era bello o faceva schifo. E effettivamente ragazzi è bellissimo e credo che ragazzi ritornerò come vecchi tempi, tipo che facevo solamente live su Fortnite e anche video. Ma ragazzi quanto è bello un nuovo capitolo ragazzi, cioè hanno aggiunto delle armi a dir poco incredibili. Intanto cerchiamo forse di prenderci questo bellissima arma, ci siamo usciti e il tizio è andato lì. Propongo di ammazzarlo, però un pochino immortale. Bene, subito killato questo qua, che cerca, ma piuttosto cerca, entra nel camper e poi prima no. Vabbè, una kill subito, bella Ez, senza problemi, molto molto bene. Oh, questo qua non ci vede niente di che, quindi non perdiamo tempo con quello. E ragazzi, volevo parlare del nuovo capitolo, che hanno aggiunto delle robe a di poco, dicevo, incredibili, perché cioè, la grafica è migliorata tantissimo in confronto agli scorsi capitoli. I ragazzi, le armi sono praticamente uguali a quelle di un gioco che ora non mi viene ragazzi in mente. Scrivetelo nei commenti ragazzi se voi lo sapete. Hanno praticamente rubato tutte le armi, però raga, sono fighissime. Ah, comunque credo che sia tipo Horizon qualcosa. Non lo so, ragazzi, sapete? Scrivetelo nei commenti, ragazzi. Oh, ci sono ancora un po' di spari. Proviamo ad andare a vedere se c'è qualcuno che vuole morire. Eccolo qua vicino. Vediamo. Eccolo. Aspettate. Appena sta fermo. Ok. È un pochino. Boh. Ma questo qua c'è il cecchino. Pazzo spericoloso. Ok, ho colpito ancora. No, c'è il cura. Questo qua, raga, è anche bravo. Ma lo pushiamo subito. No, ok, mamma mia. Stavo per, raga, fare una figura di schifo. Però siamo. Oh! C'è ancora qualcuno. Ah, c'è il cura bomba al cili questo. Guarda, facciamo una roba. Facciamocele subito. Così almeno non le devo sprecare. E intanto io qua. Provo a scendere. Ok. Bene. Io raga il nuovo cecchino. Cioè, se vedete che non lo prendo perché mi fa proprio schifo. Cioè, non capisco, raga, il senso. Cioè, è l'unico cecchino che c'è. E l'unico che hanno messo fa veramente schifo. Però raga, devo dire che la mappa è molto molto bella, come stavo appunto dicendo prima. Tra l'altro hanno aggiunto anche la città qua di Spider. Ho visto che c'è uno qua con un'auto, credo sia. Dov'è? Ma? Ma che cazzo? Ma raga, questo qua, boh. Non capisco. Ah, raga, la statua di fondazione che ci ha salvato, raga, nell'evento, il nostro carissimo fondazione. E ragazzi, vi lascio il link in de. Wait. Ok, dicevo, vi lascio, raga, il link in descrizione della live che ho fatto, che ragazzi vi ringrazio tantissimo perché, raga, ha raggiunto più di 130 visori. Però. No, sono un pila, devo farmi. Vabbè. Il ciclone, raga, leggendario, però. Capito, mi fa schifo. Però, cacchio, lo prendo. Cioè, piuttosto di darlo a qualcun altro, me lo prendo io. Dicevo, vi lascio, raga, il link in descrizione della live perché sta avendo delle cose che non mi sarei mai aspettato. Perché, cioè. Boh, cioè. In quel periodo non sto passando un bel periodo, se devo essere sincero. E grazie a quella live, raga, ho recuperato. Ho fatto anche un paio di iscritti, se non sbaglio. Ne ho fatti tipo 4. Oh, splash. No, pensiamo full. E sento ancora spari, però vabbè. Pensiamo un pochino a farmare e ad andare in safe allo stesso tempo.
Al momento, ragazzi, devo dire l'arma che mi piace di più del capitolo, devo proprio dirlo, questo, questa mitraglietta e non questo fucile, perché c'è un altro tipo che ha la mira come quello di COD, cioè la mira l'hanno nettamente presa da Call of Duty Warzone, oppure qualche altro Call of Duty, boh, io non ci gioco, raga, mai, cioè non ce l'ho proprio, mi fa schifo COD. E tanto c'è uno che vuole ammazzarci col COD. Ma questo qua vuole scappare o vuole pushare? Non ho capito. Oh no, c'è una che ha le robe di Spider, non quelle lì, le ho provate, sono troppo P. Raga, la safe, e vabbè, dov'è la safe? In Brasile. Bello di Dio. Bello di mamma, guarda che c'è la safe. No, e vabbè, GG. Sono un pila perché non avevo ancora il pompa carico, ragazzi. Però non perdiamoci in chiacchiere e startiamo subito un'altra partita. Ecco, ragazzi, ora che ho ristartato una nuova partita, raga, ora vi dico però le cose che non vanno bene, raga, di questo capitolo. Che la gente, ragazzi, ora che hanno aggiunto questa mitraglietta spammona, non usa più il pompa. Quindi ora è veramente difficile che qualcuno ti venga lì a pushare col pompa. E invece ora, raga, ti pushano solamente con le armi spammone che hanno aggiunto. Per esempio, il cecchino, il cecchino non è quello lì, solamente per distanza. Però, raga, ti pushano tipo con la mitraglietta, che vi ho detto prima, e il fucile che non ho ancora trovato, che dopo vi farò vedere. Che praticamente, raga, è una mitraglietta praticamente questo fucile. Quindi, raga, cioè, devono aggiungere o nerfano la mitraglietta o devono aggiungere, cioè, o nerfano la mitraglietta o ne aggiungono un'altra, per forza è l'unica. Quindi, raga, questa qua era l'unica cosa, credo, raga, sul capitolo 3 di brutto. Tanto qua c'è un tizio, provo a prendermi quel pompa, bellissimo. Oh, bene, morto. Credo sia un bot, se fosse stato un bot questo. Però almeno l'abbiamo ammazzato e abbiamo tutto per noi da buttare. Proviamo a prendere una taglia, ragazzi. Non lo so, intanto sono in safe, molto molto bene. Non mi fa lo shield, cacchio. Perché non mi fa lo shield? Vabbè. Oh, se te lo spari. Provo a prendere la taglia e vedo se è in queste zone. Molto molto bene. Sparando lì? No, mi hanno ammazzato! Allora, la taglia, la taglia, la taglia. Cioè, quello che ha ammazzato è quello che ha ucciso la mia taglia. Brutta persona. Maledetto eri te! Quello che mi ha ucciso la taglia. Probabilmente era anche un bot. Ma dai, ma dimmi te, ma dimmi te. E raga, vabbè, cioè, ora il video, cioè, sarà praticamente come un video di Fortnite normale, però queste qua, raga, erano le mie opinioni sul nuovo capitolo 3, su cosa ne penso e le cose belle del nuovo capitolo e le cose brutte, che è quello, alla fine, ragazzi, è solamente quello che vi ho detto prima delle armi spammone, del problema del pompa. E ragazzi, può darsi che io smetta di giocare boh agli altri giochi e iniziare a fare più video, ragazzi, se volete, a ricominciare a fare tanti video su Fortnite, perché no, capito, è molto molto bello, ragazzi. Scrivete nei commenti se volete, magari, tipo, facciamo una roba, due video alla settimana di Fortnite, boh, se volete. E poi magari sabato e domenica ci sta una bella live su qualche gioco. Scrivetelo, ragazzi, nei commenti, ovviamente. E ora cerchiamo, ragazzi, di andare a vincere la partita, cosa che non succederà mai, mai. E l'ultima roba, raga. Quando voi vincete con la corona della battaglia, vi dà, raga, sto balletto che è bellissimo. In questo caso io ho fatto solamente una vittoria con la corona al momento. E quindi gli vi dà tipo 0-1. Io mi chiedo se può arrivare tipo a 10. Non lo so. Secondo me si può, si può. Ah, e questa skin, raga, è bellissima. Credo una delle skin più belle di PlayStation Plus. Che vi regala Fortnite tipo ogni season. No, ogni due season, perché dopo vi dà tipo il piccone, deltaplano, balletto e tutte le robe. Questa qua, raga, è bellissima.
Qualcuno? Scusa, ho visto tipo una barra. Boh. Oh, è un pollo, ok. Se fosse un po' che ballasse. Guarda, mo l'ho visto. Guarda, mo mi arriva una cecchinata in faccia perché non l'ho visto, volete vedere? Oh! Oh, White! E morimi. Oh, alleluia. So che mi avrà sentito mezzo mondo. Da quanto non mi sassi! Ma dai, vabbè, questo qua chi è Buga? Oh! L'ho arato? No, sicura. Vabbè. Approfitto per curarmi anch'io allora. No! Oh! Dai! Che spammone, raga! Madonna, lo sapevo che... Vabbè, GG, raga. Spero che questo vi sia piaciuto. Guarda, spero muoia malissimo. Lasciate un bel mi piace, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Per il resto, ragazzi, ci vediamo. Ciao!